adesso vedete sul tavolo quattro rappresentanti di mondi di riviste e il segretario della nostra rivista, il segretario di redazione, Giovanni Marco Tullio. A lui il compito di dirimere i vari interventi, non si accapiglieranno, quindi non deve dirimere niente, anche il compito di far mantenere l'orario, 15 minuti in primo turno, 5 minuti di replica. Così ci siamo con i tempi successivi, che sono sempre anche interessanti. Buon lavoro! Grazie a tutti e bentornati a questa tournée che speriamo non sia troppo pesante nonostante le vacanze. La prima delle lettere di verdicche di Clive Staple Lewis affronta con un metodo antistrofico tipico di quell'opera la questione delle riviste. Verdicche chiede a Malacoda se non consideri un po' ingenuo ritenere che la discussione e il ragionamento siano la via migliore per dilottare i suoi clienti, ossia i pazienti da tentare, gli uomini da tentare, dalle loro buone inclinazioni. E dice così, cito: le tue parole fanno pensare che tu sia d'opinione che la discussione sia il metodo per tenerlo lontano dalle griglie del nemico. Avrebbe potuto essere così se egli fosse vissuto alcuni secoli fa. A quei tempi gli uomini avevano una coscienza ancora abbastanza chiara di quando una cosa veniva provata e di quando no, e se gli argomenti erano convincenti, la credevano veramente. Mantenevano ancora una relazione tra il pensare e l'agire, tra il pensiero e le mani, dicevamo stamattina, ed erano pronti, come risultato di una serie di ragionamenti, a mutare vita. Ma, un po' per mezzo della stampa settimanale, e un po' con altre armi, siamo riusciti in gran parte a mutare questo stato di cose. Potremmo ricordare anche l'operetta morale del dialogo con il venditore di almanacchi, le riviste figlie e nipotine della stampa, invenzione di fine 400, sono un termometro importante della modernità e anche in qualche modo della postmodernità, veicolo di distrazione, ma anche metodo di diffusione del pensiero e di divulgazione. Abbiamo la traccia evangelica di Gesù che ci dice che i figli delle tenebre sono sempre più scaldi dei figli della luce, e questo pomeriggio vogliamo confrontarci con la versione che i figli della luce hanno provato a dare di questo straordinario strumento di divulgazione del pensiero e di elaborazione del pensiero, che sono le riviste. Abbiamo qui, certamente prediligiamo alcune testate, non tutte direttamente implicate con una filosofia personalista, ma tutte certamente in grado di entrare in dialogo con esse e di offrire uno sfaccettato panorama di quello che è il cattolicesimo pensato, laico e non laico. Senza porre altro tempo in mezzo, passo la parola per i suoi 15 minuti a Don Luigi Lorenzetti, nato nel 31, leoniano, laureato in teologia morale e direttore adesso della rivista di teologia morale. Partecipa al comitato di direzione di Famiglia Oggi, collabora a varie riviste teologiche e a Famiglia Cristiana tiene la rubrica Il Teologo. Ascoltiamo la sua relazione. La ringrazio. Ringrazio innanzitutto per l'invito che ho avuto dai professori Giulia, Paola e Attilio per questo intervento che mira a ricostruire il dopo concilio, quindi sono 50 anni, attraverso la rivista di teologia morale. Veramente nella presentazione sarebbe previsto anche il regno, ma io mi limiterò alla rivista di teologia morale, quindi l'intento sarebbe ricostruire i problemi morali del dopo concilio attraverso appunto questa rivista che è originata nel 1969 a 4 anni dal concilio, dalla conclusione del concilio Vaticano II, quindi ha avuto modo di seguire veramente questo periodo post conciliare che è davvero interessante per la teologia morale, per la morale cristiana. C'è da notare subito, la prima osservazione, che il 50° è un'occasione per riappropriarci, per rivedere
l'eredità dottrinale e pastorale del Concilio Vaticano II, sono 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni, nella consapevolezza che a distanza di 50 anni questa eredità è ancora poco conosciuta, almeno a livello di base. Ebbene, c'è da notare subito che fra i vari documenti di questa eredità dottrinale e pastorale del Concilio Vaticano II manca un documento esplicitamente dedicato alla morale cristiana, e questa non è una mancanza di poco conto, sapendo le traversie della morale cristiana che attraversa i secoli. Sappiamo perché il Concilio Vaticano II non è pervenuto a nessun documento esplicitamente dedicato alla teologia morale, però ha voluto che la teologia tradizionale, per intenderci quella che viene dal secolo XVII in qua, che veniva insegnata nelle facoltà teologiche e nei seminari, il Concilio Vaticano II ha voluto che si rinnovasse profondamente e ha indicato anche una strada. Dovrebbe visualizzare la vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare nella carità per la vita del mondo. Questa è l'indicazione di massima, era tutto da fare però. Ebbene, dopo questi decenni post-conciliari si deve riconoscere con soddisfazione, e questo è un primo luogo anche in cui posso dire che veramente c'è stato un rinnovamento molto profondo, sia a livello di contenuti come a livello di metodo rispetto alla teologia tradizionale. Cioè ci sono dei manuali appunto alternativi sia in Italia come anche nei vari paesi europei. Sono alternativi sia per contenuto, nel senso che si preoccupano di dire quello che bisogna fare in positivo. La morale tradizionale invece era specializzata nei peccati, cioè quello che non bisogna fare, era una morale piuttosto al negativo. Ma il rinnovamento è avvenuto anche per i diversi autori che sono entrati in campo. Gli autori non sono più, come uno può vedere, insomma, consultando questi diversi manuali, non sono più appartenenti al clero, non sono soltanto dei chierici, ma ci sono appunto autori laici, uomini e donne. E questo mi pare una delle novità del post-concilio, che va appunto osservata e va evidenziata in maniera molto. Bene, per ricostruire questi 50 anni, per dare un momento un ordine, per non andare un po' nella confusione, è opportuno distinguere due periodi. Un periodo di 50 anni ha precisamente due periodi. Il primo periodo comprende i primi decenni, i primi 3 decenni, diciamo così, per approssimazione si può arrivare fino al 1989, considerato l'anno emblematico, cioè la caduta del muro di Berlino, e si cambiano, ci sono dei cambiamenti radicali a livello della storia. E poi il secondo periodo che comprende gli ultimi 2 decenni. Per motivi di tempo, come è stato annunciato, io ho fatto ovviamente una relazione, però adesso devo effettivamente dirne un'altra, insomma, per elementi molto essenziali. Per dare un momento di ordine, io accennerò semplicemente ai problemi morali dei primi 3 decenni, mentre sarà un momento più esteso per gli ultimi 2 decenni, cioè dagli anni 90 in avanti. Nel primo decennio vediamo che sono al centro questioni che riguardano la morale sessuale del matrimonio e della famiglia, precisamente proprio quelle questioni che il Concilio Vaticano II non aveva trattato. Pensiamo ad esempio al problema della regolazione delle nascite e alla pubblicazione della Humanae Vitae, che avviene nel 1969, precisamente a 3 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II. Sappiamo come le cose sono andate, questa questione è stata tolta dal Concilio, è stata affidata
a una commissione nominata da Paolo VI che doveva ultimare i lavori prima del concilio, in modo che il concilio poi potesse riprendere e rilanciare anche questa questione, ma così non sono andate le cose. Subito accanto a questa problematica che riguarda la regolazione delle nascite, che ha tenuto campo, ha tenuto consistenza, con un vivace dibattito, anche con certa contestazione al Magistero della Chiesa, subito dopo, in contemporanea, quasi sono venuti altri problemi che ugualmente fanno riferimento al matrimonio e alla famiglia, se pensi alle situazioni matrimoniali irregolari, alle coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali più un momento più tardi. Ebbene, qual è la situazione, la ricezione di queste problematiche del dopo concilio in questo primo decennio? Direi che si registra una profonda incomprensione. Incomprensione da parte del Magistero, il quale ripetutamente dice che non è riuscito o non riesce ad arrivare alla convinzione delle persone. Dall'altra parte, l'incomprensione da parte di queste persone, di queste categorie di persone, che non si sentono comprese nelle loro particolarità. Ora farei due osservazioni, dal momento che non posso procedere oltre. Direi che una prima osservazione riguarda proprio il rapporto fra norma e situazione. Secondo invece riguarderà la polarizzazione su questi problemi. Ma guardiamo il primo, il mancato rapporto fra norma e situazione. È chiaro che la norma, per essere tale, ha una visione generale, ha una visione universale, non prende in considerazione volta per volta delle situazioni in particolare. Per cui, se dovesse prendere in considerazione, che si moltiplicherebbe allora norme, poi non sarebbe più norma. Quindi questo problema rimane, secondo me, ancora abbastanza insoluto, cioè la norma non può ignorare la situazione. Ad esempio, a proposito della contraccezione, ci sono situazioni molto diverse, a proposito dei rapporti delle coppie di fatto, ci sono situazioni molto diverse, la stessa norma però viene applicata per situazioni molto diverse. Allora, per andare per le lunghe, il problema si pone non tanto sulla sensatezza della norma, che se c'è, è stata ribadita, probabilmente ha le sue buone ragioni, ecco, ma il problema è riguarda proprio la corretta applicazione delle norme. La norma c'è, ha la sua sensatezza, ma questa non dispensa da un'applicazione corretta. Quindi il problema è non tanto quello di far risorgere etica della situazione, che è tutto diverso da quello che sto dicendo. Etica della situazione vuol dire che non ci sono principi e volta per volta si decide. Etica e situazione vuol dire che la norma deve fare riferimento alla situazione e la situazione in particolare fare riferimento alla norma. Quindi si tratta di stabilire un rapporto anche dialettico fra la norma, appunto, ripeto, può e deve essere sensata, lo è, in prova contraria, e la situazione. Altrimenti la situazione è chiaro che viene non compresa, ecco il perché parlavo prima di categorie di persone che non si sentono comprese nella loro situazione particolare. Seconda osservazione riguarda, sempre questo primo decennio, spero di non consumare quanto riguarda la polarizzazione su questi problemi particolari. Cioè, di fatto, guardando anche alla rivista come tale, si vedeva che di periodo a periodo, di coppia di anni a coppia di anni, era occupata sempre da una determinata questione particolare. Questa polarizzazione delle questioni particolari, questa polarizzazione ha trascurato, ha offuscato la questione del senso sul quale il Vaticano II aveva insistito. Ora, le norme vengono dopo. Prima è la questione del senso, cioè come si può vedere la sensatezza di una norma se non si capisce il perché, cioè il fine a cui serve. Cioè, non dobbiamo dare per scontato la questione del senso. Il Vaticano II non l'ha data per scontato, l'ha messa in primo piano. La questione del senso è stata trovata
nel recupero della visione biblica nella relazionalità, la relazione tra persone. E nel secondo decennio è venuto al centro il rapporto fra fede e ragione in teologia morale, cioè la morale cristiana è una morale di fede o una morale di ragione? Una morale di fede, quindi valida per coloro che sono seguaci, persone credenti in Gesù, e quindi è di tipo confessionale, oppure è di ragione, quindi universale. È prevalsa, e qui è un'affermazione molto schietta, è prevalsa la preoccupazione di dimostrare che la morale cristiana, pur derivando dalla fede, morale autonoma, non indipendente dalla fede, pur in riferimento alla fede, è profondamente umana, è profondamente universale, nella consapevolezza che l'universale che fonda la morale è la persona, la dignità della persona, i suoi diritti. È chiaro che in questo contesto è molto importante il tipo di argomentazione. L'argomentazione può essere ex lege natura oppure ex legge persona. Non si dà contraddizione fra l'uno e l'altro, ma è evidente che l'argomentazione ex legge persone, che fa riferimento alla persona, è più pertinente e coinvolge la possibilità di intercettare la cosiddetta morale laica moderna, postmoderna, insomma. Accanto all'argomentazione di tipo, per esempio, la verità di Splendor, quando parla dei comandamenti di Dio, che pure è una morale rivelata, dice che che i comandamenti di Dio esprimono le esigenze della persona, tutelano i beni della persona. Vedete che l'argomentazione è molto chiara in ordine appunto alla visione personalista. Accanto all'argomentazione di tipo personalista è chiaro che è importante il rapporto fra teoria, morale teorica, morale narrativa e anche morale testimoniale. Direi che su questo fronte, sul metodo narrativo e il metodo testimoniale, che è molto, molto importante per la sensibilità contemporanea, non si è fatto molto. Si è visto l'esigenza di accompagnare la riflessione teorica a una riflessione di cosiddetta testimoniale, ma non si è fatto molto. Terzo, però bisogna arrivare al secondo passo. Ormai brucio i 5 minuti previsti. Nel terzo decennio, 80-90, ecco, è dominante la questione della fede, la pertinenza della fede in campo pubblico. Cioè il Vangelo non può essere privatizzabile. Ha il suo ruolo nel cuore delle persone, ma anche il suo ruolo sulle piazze, cioè è pertinente nel Vangelo. Non si deducono sistemi, strutture organizzative, della società, dell'economia, ma dal Vangelo si deducono valori importanti in base ai quali quelle strutture economiche, finanziarie, politiche vengono giudicate. Cioè il Vangelo non è neutro nei confronti delle istituzioni. Questo viene a dire che questo direi che è una delle novità del post-concilio, cioè il giudizio non può essere dato semplicemente per il comportamento individuale, ma il giudizio morale viene dato anche sulla società e sull'organizzazione della società. Cioè, in altre parole, non si tratta di un comportamento giusto in una società eventualmente ingiusta, ma si tratta di rendere giusta la società. Nell'ambito della morale sociale ci sono dei problemi aperti, precisamente uno in prevalenza, e cioè quello che riguarda il passaggio dai valori, diciamo così, la dignità della persona, che è poi il centro di tutti i valori, potete collegare con il bene della famiglia, ovviamente con la pace, con la giustizia sociale, cioè i valori, qual è il modo di tradurli nella realtà? Cioè la morale cristiana non può limitarsi ai principi e ai valori, deve dimostrare anche come questi si incarnano nella società. Ora questo passaggio è veramente scoperto. Ad esempio, la terra è di tutti, ma cosa significa questo? La priorità va data al lavoro e non al profitto in economia.
cosa implica operativamente. Il bene comune è l'ambito proprio della politica, quindi cosa comporta questo? La giustizia e i diritti vanno perseguiti con la non violenza, cosa comporta questo nei confronti della guerra e della pena di morte? Si potrebbe continuare nelle esemplificazioni, cioè dobbiamo dire che la morale cristiana finora non è riuscita a tradurre in normative concrete i principi, cioè rimangono abbastanza fuori. Ora, il vuoto normativo conduce al rischio di condurre una morale funzionale allo status quo. Per tutti possono ritrovarsi in quei principi e dire che vengono applicati in una maniera piuttosto che in un'altra. Si pensi ad esempio alla questione guerra e alla questione pena di morte. Cosa ha detto il Concilio Vaticano II? Dal momento che c'è un relativismo anche nel mondo cattolico, noi condanniamo il relativismo fuori nel mondo cattolico, ma vediamo che c'è anche all'interno. Cioè, com'è possibile che una mentalità cattolica si pronuncia in termini diversi e anche opposti nei confronti di questi problemi che non sono certamente secondari? Inoltre, i valori per camminare nella storia hanno bisogno delle mediazioni, cioè i valori non sono realizzati attraverso le buone intenzioni oppure attraverso l'impegno del singolo in quanto tale. Occorre fare molto riferimento alle cosiddette mediazioni attraverso le quali questi valori possono camminare al meglio possibile nella storia. Tra questi valori sicuramente c'è la politica, il luogo dove si decide per tutti. Il luogo che diceva già Pio X è il luogo dove i valori possono essere tradotti o traditi, e quindi è un luogo da non dissertare, sono maniere. Tra le varie mediazioni sicuramente c'è movimenti di ispirazione cristiana o laica, associazioni che non sono certamente da canonizzare, perché ogni realtà umana ha i pregi e i difetti, però vanno interpretati, cioè vanno in qualche modo capiti nei messaggi che intendono dire per una società più giusta e più solidale. Bene, questo era i primi tre decenni che volevo. Adesso vorrei passare al secondo periodo, che comprende gli ultimi due decenni, con un'argomentazione un momento più sicura. Questa è una parola di conforto che ti dico. Dobbiamo innanzitutto prendere atto che negli ultimi due decenni sono accaduti dei cambiamenti che sono veramente detti storici, nel senso che hanno cambiato la storia. A livello culturale, l'affermazione della cosiddetta cultura postmoderna. Dobbiamo notare che i padri conciliari avevano a che fare con una cultura moderna, cioè quella cultura caratterizzata dall'idea forte, che avrebbe in qualche modo detronizzato anche la fede, avrebbe spiegato, era una questione di tempo, ma avrebbe spiegato praticamente tutti i problemi. Compare la cultura postmoderna, che a differenza di quella moderna teorizza il pensiero debole, cioè la verità oggettiva o non c'è o è difficilmente raggiungibile. E questo vale per la verità antropologica, per chi è un essere umano, e vale anche per la verità etica, la distinzione tra bene e male, addirittura se c'è una distinzione oggettiva, voglio dire, no? Ognuno ha una sua verità e con questa verità deve assumersi le sue responsabilità. A livello scientifico, l'inarrestabile progresso delle scienze, fisica soprattutto, biologia, genetica, con le conseguenti possibilità di intervento sulla natura esterna e natura esterna. A livello sociale, la globalizzazione, che segna il passaggio dal mondo tripolare, come era distinto il mondo una volta, primo, secondo, terzo mondo, al mondo bipolare, nord-sud, questo è quello che è accaduto nel muro di Berlino, e più recentemente il passaggio dal mondo bipolare al mondo globale. È un mondo nuovo anche rispetto ai padri del concilio.
E non per questo l'eredità dottrinale e pastorale del Concilio in qualche modo appartiene al passato, perché tra l'altro il Concilio Vaticano II ha insegnato un metodo: volgersi alla storia e interpretarla in base al Vangelo e all'esperienza umana. Cioè, per i padri conciliari, e questa è una lezione perenne, la storia è il luogo dove Dio si rivela. Dio parla nella storia, non fuori. Ne deriva allora che gli eventi storici o della storia non sono semplicemente dei fatti di cui prendere atto per consolarci se sono buoni o per disperarci se sono cattivi. Gli eventi della storia interpellano l'immaginazione, la ragione e la fede ed esigono il senso della contemporaneità, ossia contemporanei al proprio tempo, ma non si è contemporanei a nessun tempo. Passato, l'ha vissuto il nostro predecessore, ha fatto del loro meglio, quelli che verranno dopo di noi faranno del loro meglio. Noi siamo responsabili del nostro tempo. Questo tempo ci è toccato dalla provvidenza. Ebbene, nel mutato quadro culturale e sociale del mondo, il ritorno al Concilio è davvero molto importante e prezioso, soprattutto per due questioni fondamentali, cioè la questione antropologica e la questione etica. La questione antropologica. I padri conciliari hanno compreso che la grande questione delle società moderne è la questione antropologica, prima ancora che quella etica, cioè la verità dell'essere umano. Il pluralismo, cosiddetto anche il qualunquismo, il relativismo comunque, riguarda prima che etico e antropologico. Nelle società occidentali si è affermato un umanesimo che mette al centro l'immanente e in periferia il trascendente. Perché c'è un rapporto orientato tra immanente, che viene preso e viene dato al centro, e il trascendente, che viene posto in periferia, non necessariamente negato, comunque fuori. Un umanesimo individuale, che interrompe il rapporto con il sociale. Un umanesimo padronale, che interrompe il rapporto con l'ambiente. Un umanesimo utilitarista, che mette a criterio dell'agire non tanto il giusto o l'ingiusto, ma il conveniente, l'utile. Un umanesimo dove l'umanesimo piegato sull'avere di più a scapito dell'essere di più. Ma vedete, tra le coppie di questi due termini, il primo è preponderante sul secondo. Non è detto che prima c'era equilibrio, forse era rovescio, al centro il trascendente, quello che contava niente è l'immanente, qui stiamo al rovescio. Paolo VI, al termine dei lavori conciliari, mi dicono che devo andare alla conclusione, al termine dei lavori conciliari si rivolge agli umanisti moderni che per paura di perderci in dignità umana rimuovono la trascendenza e a loro parla ad alta voce. Riconoscerete il nostro nuovo umanesimo, anche noi. Noi più di tutti siamo i cultori dell'uomo. Il rapporto ai diversi umanesimi, o antropologie, laici o religiosi, il Concilio non si pone in contrapposizione, un semplice critica, ha scelto invece l'atteggiamento del dialogo e del confronto. Una Chiesa che parla e insegna, e reciprocamente una Chiesa che ascolta e impara. Nelle note ci sono documentazioni. Non è un dialogo di facciata, un dialogo profondo, di benevolenza, è un vero e proprio dialogo. Se la Chiesa non dialoga, arriva meno alla verità. Certamente la verità rivelata è stata rivelata pienamente, ma la conoscenza della verità è progressiva e continuativa. Chi confonde la conoscenza con la verità diventa facilmente intollerante, è intollerabile. Quindi qui occorre davvero un grande impegno per distinguere, tutti devono distinguere fra la verità, che è sempre superiore a noi, e la conoscenza che di questa verità ha la Chiesa. Gesù dice nella Sciara degli Apostoli: arriverà lo Spirito Santo e vi guiderà la verità tutta intera, come dire adesso siete a quel livello. Tra i diversi umanesimi, con accenno deve essere fatto, tra i diversi umanesimi moderni ce n'è uno con il quale la Chiesa ha tutte le carte in regola per entrare in dialogo e in confronto. Sto parlando
dell'umanesimo che preferisce definirsi attraverso la categoria dell'affettività piuttosto che quella della razionalità. Ricordate Cartesio che dice cogito ergo sum, vedeva la figura umana identificata con la razionalità. C'è invece quest'altra dimensione, che non sono chiaramente alternative, amo ergo sum. Ebbene, l'umanesimo cristiano si trova a pieno ritmo nel dialogo, nel confronto con questo umanesimo cosiddetto affettivo. Nella visione cristiana, l'amore definisce Dio, Deus caritas est, dunque definisce l'essere umano creato all'immagine di Dio, dunque definisce l'agire umano che ha nell'amore la matrice. L'amore è il primo principio teologico, dunque è il primo principio etico. Tutta la morale si compendia in questa versione dell'amore agape. Quindi il comandamento dell'amore non è un comandamento, sia pure più importante rispetto agli altri, ma è il comandamento, perché tutti gli altri non sono che mediazioni, concretizzazioni di quelle, a volte in maniere molto minimali. Sulla questione etica mi dicono appunto di concludere, appunto io ho previsto, perché questione etica è importante anche questo, ma due minuti per mai prendo 5 minuti dopo, se è possibile. Allora, questione etica. Non c'è bisogno di dire che c'è una crisi etica, basti pensare alle parole che ritornano, soggettivismo, relativismo, eccetera. Secondo qualcuno l'etica è naufragata. Ora, il Concilio Vaticano II ci ha abituati, o perlomeno ci deve abituare, a sapere interpretare la crisi etica. Per i padri conciliari la domanda morale non è in crisi, ma è forte. Ma si manifesta a un livello diverso da quello a cui siamo noi abituati. Si manifesta come domanda del senso ultimo, dei sensi intermedi che a quello si collegano, senso del matrimonio, dell'economia, della finanza, eccetera. Bene, se la domanda etica è a quel livello, che poi viene confermata anche alle cicliche priorità di Sprendor, se la domanda etica è a quel livello, è evidente che un'etica precettistica non vi risponde. Le norme vengono dopo. Dobbiamo alzare il tiro davvero e rispondere alla domanda etica che c'è ed è forte, o comunque, ma che si manifesta come domanda di senso. Vorrei un'altra cosa da dire. Ringraziamo il padre Lorenzetti, io chiedo un po' tempo anche scusa per il mio increscioso dovere di essere antipatico e di far rispettare certi tempi. Sì, grazie. Prometto che ci troverò con tutti, anche se spero con risultati diversi. Ad ogni modo, ringraziamo per questa ben più che sufficientemente dettagliata carrellata sulla teologia morale nel post-concilio. Cediamo subito la parola al padre Gianpaolo Salvini, su cui il vasto curriculum certo non posso ragguagliarvi in due righe, vi basta solo sapere che alla formazione teologica e filosofica aggiunge anche quella di economista e all'esperienza, quanto all'esperienza giornalistica, ha all'attivo la collaborazione, la direzione di aggiornamenti sociali, una importantissima rivista che tutti conoscete, dei Gesuiti Italiani, e ancora di più la Civiltà Cattolica, che detiene se non altro il primato dell'antichità, la prima rivista d'Italia, nel senso che c'è anche prima del Regno d'Italia. Ecco, io credo che il padre adesso senz'altro ci mostrerà cosa la Civiltà Cattolica è stata nel post-concilio. Allora, la Civiltà Cattolica è questa, casomai qualcuno non l'avesse mai vista. Sì, non vedevo le parole. Dei gesuiti in genere si dice che sono sempre in anticipo sulla storia e evitando sulla cronaca. Io quindi penso di dire qualche cosa invece per sfatare questo sulla cronaca, e non tanto nel dopo concilio quanto durante il concilio, su quella che è stata un po' la posizione e il ruolo della Civiltà Cattolica. E credo in ogni caso di guadagnare in popolarità se sarò conciso.
E quello che io dico è il frutto soprattutto di testimonianze, in quanto io ero studente all'epoca del Concilio e mai avrei pensato di finire a Roma e di diventare direttore di Civiltà Cattolica. Quindi quello che io dico in buona parte è frutto di quanto mi ha raccontato il padre Tucci, condannato successivamente al cardinalato, il cardinal Tucci, che era direttore per tutta l'epoca del Concilio e che vive da noi in casa, di cui hanno recentemente pubblicato la parte del diario che riguarda il Concilio. La rivista La Civiltà Cattolica prima del Concilio non fece niente sul Concilio, perché nessuno aveva idea che ci sarebbe stato. Pio XII aveva organizzato alcune riunioni per vedere se era il caso o meno di convocare un concilio ecumenico. Credo che la cosa non sia molto nota, ma non se ne fece nulla, anche se servì alla preparazione, e la rivista ovviamente non ne ha parlato. Forse per dire concretamente quello che la rivista poi ha fatto, vale la pena di dire brevissimamente il ruolo particolare che ha la rivista. È nata quando il Papa era scappato a Gaeta, cioè davanti a un'Italia che si stava unificando con le idee della rivoluzione francese, quindi una rivista che difendesse la Chiesa e che avesse responsabilità propria, ma che in qualche modo rispecchiasse il pensiero della Santa Sede. Quindi per gli statuti ancora in vigore possono scrivere solo i gesuiti, più esattamente bisognerebbe dire possono firmare solo i gesuiti, perché non è detto che siano sempre gli autori. E questa norma consente al direttore di difendersi da articoli di Monsignore, di Cardinali, di Curia che vorrebbero pubblicare, perché questo è utile alla carriera, ma magari non sono in sintonia con la Segreteria di Stato, che ha tuttora un certo potere di revisione sulla rivista, cioè ne vede prima le bozze, anche se questo non c'è scritto da nessuna parte. Però di fatto io sono stato direttore per 26 anni, fino a fare un po' la muffa, e ho pubblicato, curato più di 600 numeri, nessun numero è mai uscito senza modifiche. E alcune sono solo per dire che abbiamo letto la rivista, ma le volte sono più felici. È una richiesta una volta alla tavola rotonda di un giornalista che mi chiedeva: e voi siete censurati dal Vaticano? E c'erano presenti anche alcuni della Segreteria di Stato che vedevo un po' eccitati. E io dissi: no, noi non siamo censurati dal Vaticano, noi lavoriamo in sintonia con la Santa Sede. E allora, visto che tutti si sono distesi, c'è l'espressione un po' gesuitica, sembrava forse la più adatta. A me il Cardinal Casaroli disse all'inizio della mia direzione: la stampa può sapere che voi non siete voce ufficiale del Vaticano, ma non pubblicate nulla contro la nostra opinione. E questo vale tuttora. Quando Giovanni XXIII annunziò di voler convocare il Concilio, colse tutti di sorpresa, evidentemente anche i padri della Civiltà Cattolica. A quell'epoca era il Papa che riceveva personalmente ogni 15 giorni il direttore della rivista, cosa che avviene ancora, ma non più con il Papa. Ed era con padre Tucci che riceveva con grandi abbracci, andandogli incontro alla porta, finché un giorno lo ricevette da seduto, dicendogli: guardi, mi hanno detto che per il protocollo io non mi posso alzare a ricevere gli ospiti, la devo ricevere stando seduto in poltrona, cioè alla scrivania. E Giovanni XXIII sapeva che la rivista aveva fatto molto per il Concilio Vaticano I, sia per sondare l'opinione dei vescovi e dell'opinione pubblica sui temi più dibattuti, l'infallibilità del Papa e cose del genere, e voleva che più o meno si ripetesse la stessa cosa col suo concilio, cioè col Vaticano II. E quindi chiese al padre Tucci che la rivista dedicasse una particolare attenzione al concilio, che, come sapete, doveva essere nella sua intenzione un po' diversa dai concili precedenti, cioè voleva un concilio che ridesse slancio alla Chiesa, un certo dinamismo,
non voleva condanne, e come di fatti è sostanzialmente avvenuto. Poi che servisse soprattutto a tre cose: all'aggiornamento, un termine che poi si è diffuso in tutto il mondo, in alcune lingue non ha traduzione; in secondo luogo che fosse un concilio pastorale, un termine un po' vago, che però i padri conciliari capirono subito cosa intendeva, tanto che bocciarono tutti i primi schemi preparati dalla curia romana, che dove c'erano troppe condanne. Il padre Tuccini diceva che il Papa una volta era tutto arrabbiato perché uno schema che gli aveva dato in una pagina conteneva 14 condanne di schema preparatorio, quindi lo fece rifare totalmente. Poi il Papa voleva un qualcosa che agevolasse l'unità delle chiese, quindi con le altre confessioni non cattoliche, senza che si parlasse più di ritorno alla casa del padre, o di eretici o scismatici, e come sapete questo è il punto che ha avuto meno successo, anche se ha certamente contribuito a cambiare il clima. Il Papa voleva in ogni caso che il concilio fosse libero, quindi che non fosse il Papa o la curia romana a guidare il concilio, ma i protagonisti fossero i vescovi. Queste buone intenzioni, ripeto, colsero un po' di sorpresa sia la sua curia sia i padri della rivista, e quindi quando il Papa annunziò il concilio a San Paolo fuori le mura, come sapete, il 25 gennaio del 59, l'Osservatore Romano non pubblicò il discorso del Papa, ma solo un piccolo comunicato fatto dalla Segreteria di Stato, e la Civiltà Cattolica fece altrettanto, cioè cominciò a parlare del concilio solo 3 mesi dopo, quindi man mano che la macchina si andava un po' scaldando. Il Papa però voleva che la rivista avesse una sezione dedicata al concilio, e quindi pretesa dal padre Tucci, poi seguiva un po' tutte le cronache che la rivista pubblicava sulle varie fasi del concilio, e faceva fare degli estratti, e più di una volta si complimentò perché l'aiutava a fare conoscere i lavori che si facevano. E quando poi il concilio venne inaugurato con il famoso discorso Gaudet Mater Ecclesia, cominciarono un po' di problemi, perché il tono che il Papa voleva venisse assunto dal concilio non era per esempio quello della rivista, che è una rivista molto polemica, molto aggressiva, molto corrosiva sugli avversari, come era tipico del giornalismo dell'epoca fino alla metà dell'Ottocento. Comunque il padre Tucci risolse il problema incaricando il padre Giovanni Caprile, un napoletano, di fare la cronaca. Padre Caprile, aiutato da Tucci, che era perito al concilio e aveva accesso diretto al Papa, fece un numero incalcolabile di cronache negli anni del concilio, raccolti poi in 5 grossi volumi che per molto tempo sono rimasti un po' a fondamento di chiunque voglia occuparsi un po' dei lavori del concilio. Nella sede di Civiltà Cattolica si riunivano, cioè abitavano, i rappresentanti delle altre riviste di cultura dei gesuiti europei, uno per ogni nazione, cioè Orientierung per la Svizzera, Stimme der Zeit per i tedeschi, Ragioni Fe per gli spagnoli, Etude per la Francia, e si faceva una communis opinio discutendo ogni giorno su quello che era avvenuto durante il concilio, che poi veniva tradotto nelle cronache del concilio. E non è che tutti i padri fossero così entusiasti della linea del Papa, per essere chiaro. E bisogna anche rendersi conto che è difficile dire a un intellettuale che per tutta la vita ha combattuto certe battaglie che adesso bisogna cambiarle. E questo può avvenire in un partito politico, si dice una volta contro ordine ai compagni, può avvenire in giornali
dove conta guadagnarsi lo stipendio, ma per persone intellettuali, diciamo un giornalista di razza, è difficile accettare questo. Come molte cose del concilio, pensate al problema della libertà di coscienza, il problema di come trattare gli ex maledetti eretici diventati improvvisamente fratelli separati, oppure gli ebrei dei cidi diventati fratelli maggiori, insomma era un po' difficile, per cui questi facevano un po' la fronda, la vecchia guardia, alla nuova linea del concilio, dicendo sostanzialmente che il Papa era mal informato. Per cui Paletucci ha avuto certamente più problemi di me a dirigere la rivista e chiese istruzioni al Vaticano, il quale disse: la redazione dei gesuiti di Civiltà Cattolica è di responsabilità del generale dei gesuiti, e noi semmai voceremo tutti gli articoli che non sono in linea con quello che vuole il Papa, ma la composizione della redazione non ci riguarda. Allora Paletucci ottenne dal generale dei gesuiti di allora, immediatamente dopo il concilio, perché le battaglie continuavano, il padre Aruppe, un decreto che escludeva dalla redazione tutti i gesuiti che avessero compiuto i 65 anni, che restavano in redazione, cioè nel collegio degli scrittori, potevano scrivere ma non potevano più partecipare al consiglio di redazione, dove ogni 15 giorni si decide la linea editoriale. In questo modo tutti i vecchi padri e tutta la vecchia guardia viene eliminata dalla redazione. La cosa non era così innocua, perché alla morte di uno di questi padri, che evidentemente obbedirono, ma credo per alcuni con grande sofferenza, gli altri padri hanno trovato le fotocopie dei verbali della redazione che lui passava a Monsignore del Vaticano, che evidentemente ritenevano come lui che la Chiesa non fosse più quella di prima, perché era troppo cambiata con il concilio. Io credo che quindi la rivista in qualche modo nell'Ottocento rispecchiava la Chiesa di allora e durante e dopo il concilio rispecchiava la Chiesa di oggi, profondamente cambiata, come abbiamo sentito stamattina e nell'intervento che mi ha preceduto, un po' in tutti i settori. Qui per di più, Padre Tucci, padre De Rosa in particolare, della Lucania, perché la rivista ha avuto direttori del nord, ma lo staff che ha portato il peso maggiore in 163 anni di vita è stato sempre di meridionali, in questo molto capaci anche di cogliere il nuovo, direi. Padre De Rosa insieme a Tucci aveva studiato a Lovanio, dove alcune delle idee che il concilio avrebbe fatto sue erano già insegnate. Quindi però era gente che ha avuto una formazione di vecchio tipo, che ha saputo poi trasferire e accompagnando in questo il cammino di tutta la Chiesa nei nuovi tempi. E quindi poi tutto quello che è avvenuto dopo, e io sono arrivato un po' a cose fatte, sono diventato direttore nel 1985, e io non ho altro avuto da fare che accompagnare il cammino della Chiesa un po' nel cercare di far assimilare, nel divulgare e far accompagnare in tono più o meno divulgativo quelle che erano state le aperture del concilio, che come abbiamo sentito sono state in parte digerite e in parte lasciamo all'opera dello Spirito Santo. Quindi la rivista ha avuto questo compito di interfaccia tra la Santa Sede, cioè pure le autorità della Chiesa, del Vaticano in particolare, per esempio il mondo giornalistico, che in genere divulgava in un tono più popolare, più adatto, quello che noi dicevamo. E la rivista comunque condivide la sorte di tutte le riviste di cultura, cioè che è citata da tutti, ma letta da quasi nessuno. Quindi questo mi permette di dire cose già pubblicate sulla rivista senza che in genere qualcuno mi dica: ma lei le ha già scritte, le ha già dette. Grazie. Ringraziamo anche il
Padre Salvini per questo gustoso excursus sull'importante opera della civiltà cattolica, e passiamo a un'altra rivista, un'altra importante rivista cattolica, che è l'organo divulgativo della facoltà dell'Università Cattolica di Milano, parlo del bimestrale Interpensiero, con il dottor Roberto Righetto, che oltretutto è anche responsabile delle pagine culturali di Avvenire, cura svariati volumi di temi letterari e filosofici, alcuni anche di recente pubblicazione. Dottore, ascoltiamo voi. Sono certo che non vorrà farsi battere in puntualità dal padre. Ci proviamo. Ma comunque, tanto di Interpensiero, una vita un po' più breve di civiltà cattolica, ma insomma anche noi ci apprestiamo a compiere i 100 anni nel 2014, quindi Interpensiero è nata 7 anni prima dell'Università Cattolica, quindi è stato un po' un laboratorio culturale che creò Padre Gemelli, su che poi sfociò appunto nell'Ateneo dei Cattolici Italiani. Ricordo che l'articolo di fondazione di Padre Gemelli, il primo editoriale della rivista, si intitolava Medievalismo, quindi andiamo un po' controcorrente se pensiamo un po' a dove siamo arrivati, anche quello che abbiamo detto questa mattina. In realtà Padre Gemelli, che dal punto di vista ecclesiale sappiamo era piuttosto conservatore, ma piuttosto innovatore, diciamo così, nel portare avanti un dialogo con le altre culture, con le altre discipline, la valorizzazione delle scienze, ad esempio, che allora era un fatto abbastanza importante, abbastanza ardito anche per il mondo cattolico italiano, con quei riferimenti al medievalismo, non sognava il ritorno a una teocrazia medievale, ma soltanto propugnava l'idea di una teologia che dovesse informare tutte le altre discipline. Sappiamo che anche questo non è forse una concezione molto conciliare, perché il Concilio riconosce l'autonomia delle altre discipline, però certamente era una visione che, vedendola oggi, è abbastanza suggestiva. Io mi sono un po' divertito, prima di venire qui, andandomi a vedere alcuni articoli di Vita e Pensiero, prima, durante e dopo il Concilio. Ne ho trovati molti e dividerò un po' il mio intervento in due parti. Prima darò un po' spazio ad alcuni, a un fuorilegge di questi interventi, perché secondo me ci sono anche alcune cose indicative anche per la Chiesa di oggi, fanno capire l'umore di allora, ma servono anche oggi. Poi cercherò in 5 minuti di dire un attimo, di fare un piccolo mio bilancio del rapporto tra fede e cultura in questo periodo. Tra l'altro, un'altra cosa che mi è capitato, così stando una mattina appunto nella biblioteca della Cattolica, parlando di Padre Gemelli, ho trovato un articolo del 47 in cui si chiede: l'elettroencefalogramma cancellerà l'esistenza dell'anima? Era appena arrivato anche in Italia l'uso di questa pratica scientifica. E tutto sommato può far sorridere un titolo del genere, però se pensiamo oggi al tema delle neuroscienze, delle neurobiologie, il tentativo anche di alcuni filosofi della mente di ridurre il cervello soltanto a una pura materia, fa capire come tutto sommato certi problemi si ripresentano anche se con formule totalmente nuove. Ecco, Vita e Pensiero ha avuto nel periodo del Concilio tre rettori della Cattolica, tre direttori: Francesco Vico, che era più un economista, Ezio Franceschini, forse noto a qualcuno per un piccolo scontro che ebbe ai tempi dell'occupazione della Cattolica con Mario Capanno nel 68, e poi Giuseppe Raffatti. Parto da un articolo che uscì nel luglio 59 di Vittorio Peri, molto interessante perché dà già un giudizio preventivo su come la stampa cattolica, cominciava già a occuparsi di questo tema pochi mesi dopo l'annuncio del Concilio, quindi siamo ancora nella fase totalmente preparatoria. E lui si chiede se la stampa non sia del tutto inadeguata a capire l'importanza del fatto. C'è una comprensione, una partecipazione inadeguate alla natura e alla vita della Chiesa. Viene messo in rilievo solo l'elemento più clamoroso e solitamente superficiale, quello che fa notizia. C'è una incapacità di interpretare il fatto se non in una luce umanamente ristretta ed esclusivamente politica. Questo mi pare di leggere qualcosa che riguarda i nostri giorni, nel senso che probabilmente allora poi la stampa era anche molto più, diciamo, accomodante, molto meno, non si arrivava a certi livelli, a volte anche aberranti, che ci sono oggi.
racconto un piccolo aneddoto che mi è accaduto una quindicina di anni fa ad Avvenire. Da allora dirigo un po' le pagine culturali. Pubblicammo un intervento di un esperto un giorno nelle mie pagine, Mary Poppins esoterica. Era una cosa un po' scherzosa, un po' divertente, supposti riferimenti magici di questa figura di Walt Disney. Lo stesso giorno il Papa fece un discorso importante. Il giorno dopo sulle stampe, sulle giornali italiane del Corriere della Repubblica, fecero degli articoli per riprendere questa cosa di Mary Poppins e snobbarono completamente il discorso del Papa. Il che fece un po' inorgoglire me, fece arrabbiare il mio direttore, ovviamente, anche giustamente, però è un piccolo indizio di come un po' funzionano i meccanismi e anche forse anche a volte però dovremmo essere capaci anche noi come Chiesa di fare un po' mea culpa sulla incapacità di diffondere le notizie ecclesiali. Ho trovato un articolo del 60, quindi qua siamo appena ancora prima del concilio, di Sergio Pignedo, di cardinale, proprio sul tema invece dell'ecumenismo di cui ha accennato Padre Salvini. I cattolici hanno il dovere di aumentare la loro sensibilità ecumenica. Non devono lasciar passare questo avvenimento come se fosse strano alla nostra vita. Poi un numero monografico molto interessante del dicembre 60, tutto dedicato appunto al tema del concilio, con un intervento poi di Montini, futuro Paolo VI, anche questo molto interessante e molto positivo. Anche qui mi permetto di leggere una piccola frase. Questo concilio, a differenza di molti precedenti, si riunisce in un momento pacifico e fervoroso della vita della Chiesa. Non ha problemi negativi interni da risolvere, ha incrementi positivi interni da promuovere, non eresie, non scismi, non difficoltà drammatiche in seno alla Chiesa, invitano l'Episcopato intorno al Papa. Quindi diciamo un atteggiamento molto positivo, su cui magari qualcuno potrebbe trovare da ridire, che però si rispecchia anche ad esempio in un articolo del teologo poi di Paolo VI, Carlo Colombo, anche qui tutto diciamo in positivo sull'innovazione possibile dell'attività della Chiesa. E poi ho ritrovato un articolo interessante di Don Giuseppe De Luca, che era diciamo un po' il consigliere culturale di Papa Giovanni, quello che era un po' il ponte con il mondo delle arti e della letteratura, che fa un ritratto di Papa Giovanni molto singolare. E anche qui però diciamo un discorso invece forse un po' controcorrente rispetto alla frase che ho letto prima del cardinale Montini. Dio solo sa da quello di Trento e Vaticano I e da questo a quello di oggi non abbia un concilio di che cosa trattare. La grande apostasia dell'Europa giunta oggi alla maturazione tragica. La vicinanza faccia a faccia con noi di continenti e popoli, una volta talmente lontani. Il modernismo, oggi un virus che non si fa nemmeno individuare. E cioè, quindi qui invece abbiamo dei punti diciamo invece più oscuri, dei punti più interrogativi insomma su questo. E poi ecco, cito l'ultimo del teologo Mulder, teologo della Gregoriana, in cui invece qui siamo già negli anni 70, quindi concilio concluso, sull'insegnamento sociale del concilio. Però ci sono due punti che mi hanno colpito su due espressioni della Gaudium et Spes. Quella dei segni dei tempi, ad esempio, è la prima. È dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questo è un concetto che ci riguarda anche oggi, credo, ed è una sfida importante, anche se ovviamente non facile, quello di scoprire il disegno di Dio nel delinearsi progressivo dello scorrere della storia, insomma. E anche se ovviamente qualcuno può giudicare utopistica questa speranza di poter fare questo. E poi c'è il tema del Kairos, il momento di grazia, il tempo stabilito da Dio in cui accadono alcuni fatti determinati che significano una svolta, che fanno capire che c'è un piano di Dio nell'intervallarsi dei fatti della storia. E anche qui leggo brevemente l'ultima citazione che mi permetto di fare. Nella storia della civiltà umana e cristiana abbiamo conosciuto situazioni oggettivamente immorali e scandalose, le quali tuttavia hanno continuato a persistere per secoli. Poi però, quasi all'improvviso, giunge un momento in cui le situazioni diventano intollerabili. E fa un esempio, per molti secoli il mondo occidentale
e vissuto con una coscienza piuttosto tranquilla circa il fenomeno della schiavitù. La situazione si trascinò fino a 150 anni fa, allorché nel giro di pochi anni in tutto il mondo si cominciò a disapprovarla. Lo stesso si può dire della questione operaia del secolo scorso, il problema della discriminazione razziale, pochi, quasi contemporaneamente lo svolgersi del concilio in USA nell'Africa del Sud. Oggi, diciamo così, forse il problema vero è il grande contrasto tra popoli ricchi e popoli poveri, da cui non riusciamo a uscire. Cioè, c'è evidentemente un punto in cui, e qui probabilmente torna di moda il concetto di filosofia della storia o di teologia della storia, c'è un momento in cui, attraverso un processo che non sempre matura dentro la coscienza dei cristiani, molto spesso viene preso da quello che accade nel mondo, si arriva però alla maturazione di una coscienza nuova. Il mondo di oggi, quindi ritrovo molto bene, molto con quanto diceva questa mattina il professor Campanini, è un grande momento di cambiamento per cui individuare i segni dei tempi o il Kairos non è per nulla facile. Peraltro mi ritrovo anche in quanto lui sottolineava che anche, come diceva adesso, nell'epoca del passato non è che abbiamo avuto esempi luminari rispetto ad oggi di straordinaria realtà di fede, ma dal punto di vista sociologico c'è stata certamente una fede piuttosto debole. E vengo invece ad alcune considerazioni mie, ma intanto mi pare di poter dire che a 50 anni dopo il rapporto fra mondo cattolico italiano e cultura è sensibilmente mutato in positivo, a mio avviso, dopo il Concilio Vaticano II. Certamente resta intatto il problema del recupero del patrimonio cristiano, dei testi dei primi secoli. Qualcuno questa mattina faceva riferimento alla mistica. C'è il grande patrimonio della Bibbia che è stato in gran parte recuperato, quello dei padri della Chiesa. Però certamente, rispetto a questa sfida, si è verificata un'uscita da un complesso di inferiorità che per tanti anni ha colpito i cattolici italiani, per cui raramente accadeva che un autore cristiano, che fosse scrittore, teologo, filosofo, fosse invitato a far parte del forum, della piazza, del dibattito culturale. Oggi credo che molti steccati siano caduti, certamente anche per il crollo dei muri, però accade sempre più che il contributo dei credenti, dei cristiani, dei cattolici in Italia sia richiesto e ritenuto fondamentale. Pensiamo appunto alla già citata iniziativa del Cortile dei Gentili questa mattina da parte di molti. Certamente, se penso al passato, specialmente dal dopoguerra a oggi, la trascuratezza della cultura è stata una delle colpe più gravi, a mio parere, da parte del mondo cattolico italiano. Ci sono responsabilità pesanti che si sono manifestate nel corso del Novecento e questa forse è anche una delle cause del fallimento del cosiddetto Partito Cattolico. Negli ultimi anni si sono pubblicate inchieste su giornali, riviste a proposito dell'egemonia culturale marxista, pensiamo ai libri di testo nelle scuole per lungo tempo orientati ideologicamente, ma certamente se questo è vero c'è stato anche uno spazio che è stato non totalmente, ma parecchio direi, abbandonato per anni, se non per decenni, da parte dei cattolici. E, certamente penso a come oggi è valutato, insomma, a fare un po' un bilancio del dialogo fra intellettuali, credenti e non credenti. Non sempre è facile oggi trovare intellettuali con cui dialogare sui temi divenuti cruciali. Penso al proficuo confronto che si ebbe qualche anno fa tra Ratzinger quando era ancora cardinale il filosofo Habermas, su temi come l'invasione della tecnoscienza, la costruzione di un'etica pubblica condivisa, per rifarmi quanto diceva padre Lorenzetti, i rischi connessi all'intelligenza artificiale. E come se mancassero punti di riferimento anche laici che a loro modo non abbiano paura a cercare la verità, che anzi siano da pungolo ai credenti, come faceva ad esempio, per stare un intellettuale francese, Albert Camus, non disposto a rassegnarsi dinanzi all'ingiustizia e alla sofferenza, dinanzi alle pesti vecchie e nuove. Insomma, se le ideologie sono cadute, non per questo i laici devono rinunciare ad avere valori forti per i quali è possibile spendere la vita.
mi avvio alla conclusione. Credo che pensando appunto a quanto si diceva questa mattina di Mounier, Henri René Marroux, per tornare al tema della teologia della storia, ma per tornare al tema più generale degli intellettuali, credo che ogni discorso che oggi vi riguardi non possa prescindere da due condizioni: l'impegno della società, l'engagement di Mounier appunto, per denunciare i mali o il male che esiste, che contemporaneamente vada di pari passo con un ancoraggio alla trascendenza, o almeno un'autotrascendenza, o senso del limite, se vogliamo, del desiderio di onnipotenza dell'uomo. E qui appunto torna inevitabile ancora una volta il richiamo a Emmanuel Mounier, che aveva ben chiare, credo, queste due condizioni. Grazie. Bene, ringraziamo il dottor Di Ghetto per questa illustrazione e passiamo la parola a Giulia Paola Di Nicola. La professoressa Di Nicola non ha bisogno di alcuna presentazione, anche perché qui fa un po' la padrona di casa. Solo sottolineo, a modo di trade-union tra queste quattro relazioni della tavola rotonda, che abbiamo visto qui alla mia sinistra due riviste che hanno preceduto e accompagnato e seguito lo svolgimento dell'evento conciliare. Abbiamo cominciato con una rivista che è nata nella prima stagione del post-concilio, mentre il regno l'aveva preceduta di poco. Adesso vediamo Prospettiva Persona, che come sapete ha compiuto quest'anno i suoi 20 anni di attività. Probabilmente due stagioni conciliari differenti, due modalità diverse di cogliere i frutti del concilio. Professoressa, lei. Grazie per lei. Tra i laici ci sono le donne e bisognava pure renderle visibili su questo tavolo, ed eccomi qui. Allora, Prospettiva Persona e Prospettiva Donna. Si pone in continuità a Prospettiva Donna con una rivista che si chiamava Progetto Donna ed era di un gruppo di donne cattoliche che nel 1981 hanno, con le radici culturali nel clima post-conciliare, anche in quello acceso degli anni 70, decise di affrontare un'avventura editoriale innovativa, coinvolgendo i non migliori della intelligenza femminile cattolica di allora, tra cui Gianna Campanini, la moglie di Giorgio Campanini, Vilma Preti, Marisa Bellenzier, Maria Dutto, eccetera, eccetera, e poi ancora Paola Gagliotti De Biase, mi aggiunsi anch'io, e altre amiche. E erano passati già più di 20 anni dal Concilio Vaticano II e c'era un clima più favorevole al laicato, così questo gruppo di donne riuscì ad organizzarsi autonomamente, affidando la direzione a Tina Leonzi, che ha raccontato: la proposta di dar vita ad un'iniziativa editoriale nel clima del neofemminismo barricadero ci unì subito in un impegno di riflessione e di operatività. Ci sentivamo femministe nel senso più autentico del termine femminismo cristiano, che era allora una contraddizione in termini. Ricordo che poco dopo ci arrivò un non gradimento del logo della rivista dal Vaticano, ovviamente, un profilo incompleto di donna della pittrice, era una specie di tratteggio svenuto. Si puntava ad un protagonismo femminile che non doveva e non voleva limitarsi a rivendicare i posti, ma voleva emergere dal sommerso, nel dialogo sereno con tutte le forze culturali. Mettendo in evidenza la piena dignità anche delle donne cattoliche, che accusavano, è vero, un certo ritardo rispetto al femminismo dell'epoca e quindi nutrivano un malcelato sentimento di inferiorità, ma che volevano trasformare questo sentimento di inferiorità in una risorsa, facendone ragione di una visione più equilibrata e serena, meno condizionata dalle ideologie. Si voleva contribuire a trasformare il volto della società e della Chiesa, recuperando la frattura tra il livello culturale impegnativo più alto, che era quasi appannaggio esclusivo delle elite imparentate con il marxismo, il radicalismo, eccetera, con movimenti insomma studenteschi di liberazione, e lo sparuto gruppo di intellettuali cattoliche sensibili alle tematiche femministe, ma non disposte a confondersi con le rivendicazioni di qualunque tipo, ma erano anche timorose di uscire dalle righe.
Non era facile confrontarsi con le donne di associazioni, gruppi, movimenti di base, di solito diffidenti o disinteressate o disinformate nei confronti delle tematiche femministe. Si voleva contribuire a rinnovare il volto della Chiesa per renderla più partecipata, più dignitosa, meno retorica, più capace di ascoltare e far dialogare uomini e donne, insomma un'appartenenza responsabile e all'occorrenza critica. Alla rivista si affiancarono già dall'83 i convegni annuali di studio. Mi piace ricordare che subito parteciparono a questa impresa degli uomini, e quindi Giorgio Lamparini, che è qui, Pier Sandro Vanzan, che il collega padre Pier Sandro Vanzan scomparso da anno molto, è vero, che è il collega del nostro padre Salvini qui presente, e poi naturalmente Attilio, Sergio Bellenzieri, pochi ma veramente buoni, con i quali si è fatto un dialogo, un confronto importante. Le scelte che hanno caratterizzato la presenza culturale di Progetto Donna sono rimaste valide. Si era scosso il mondo femminile cattolico, si era seminato in termini di idee, si era contribuito a cancellare la convinzione del mondo laico che le donne, laico laicista in questo caso, che le donne cattoliche fossero inesorabilmente donne rassegnate, sciatte, servizievoli, pie o ossequiose. Tuttavia il gruppetto iniziale si è venuto assottigliando per la scomparsa di alcune colonne portanti, Gianna Campanini, Pima Preti, Elisabetta Fiorentini, la Bellenziere, e inoltre c'erano ostacoli crescenti, la mancanza di sostegni ufficiali, la curiosità critica e spesso pregiudiziale dei gruppi femministi più strutturati e meglio supportati dai partiti e dai grossi gruppi, vero, economici, il mancato investimento di fiducia da parte del mondo cattolico istituzionale. Nell'ultimo numero di Progetto Donna il comitato scrisse il suo addio, un addio scrisse per reincontrarsi, dove, come, quando, si può dire che un punto d'incontro, sto citando, l'abbiamo trovato in Prospettiva Donna, sezione speciale dedicata da Prospettiva Persona appunto al confronto tra uomini e donne. E qui si inserisce l'avventura di Prospettiva Donna. L'ispirazione di Progetto Donna non poteva morire, si formarono questi due filoni, cioè uno a Genova con Marisa Petenzia che continuò i convegni, in parte lei e anche Campanini, qualche volta l'abbiamo fatto noi, ma con una certa difficoltà, e dall'altra parte da noi qui, Prospettiva Donna, che assumeva una prospettiva di reciprocità che non escludesse il conflitto ma lo trasformasse in risorsa e dunque motore di ottimizzazione dei rapporti. Si voleva offrire a uomini e donne l'opportunità di intervenire sulle tematiche culturali correnti tenendo d'occhio i contesti e le dinamiche dei rapporti tra i generi. Le parole chiave erano uguaglianza, differenza, reciprocità, parole che hanno trovato un prezioso supporto culturale nel cardinale Martini, che le ha declinate alle Stelline di Milano nel convegno dell'89 su uno sfondo antropoteologico intrinsecamente trinitario. Prospettiva Donna nei suoi 20 anni di esistenza, e anche il convegno lascia anche questo desiderio di ricordare i 20 anni di Prospettiva Persona e quindi anche di allargarlo a tutto il mondo culturale, ha sollecitato le due voci, quella femminile e quella maschile, costringendo, tra virgolette, l'altra metà del cielo, questa volta i maschi, a confrontarsi, a valorizzare idee, intuizioni, dubbi, provocazioni di ogni persona di buona volontà, senza l'ossessione di conquistare, di convertire, di andare sempre e comunque d'accordo. Bisognava dare da pensare più che presentare soluzioni, fidando nella probità degli autori, evitando di indugiare sulla sola critica dei sistemi maschilisti, come si facevano appunto negli altri movimenti di donne, evitare di andare al rimorchio di temi altrui, ma anche di assumere visioni nostalgiche del passato, valutando negativamente la modernità e la postmodernità. Oggi non è più l'epoca delle manifestazioni plateali, delle rivendicazioni come grido di lotta lanciato sempre e comunque, dell'occupazione delle piazze, delle chiese, delle lamentele sterili e piagnucolose, come si faceva nel primo femminismo.
È tempo di discernimento e quindi di sapienza delle strategie. Occorre affinare gli strumenti della comunicazione, assumersi l'onere di valutare opportunamente le condizioni di interlocutori, sapendo dosare accelerazioni e freni a seconda delle situazioni, usando il calcolo realista delle possibilità di riuscita senza dimenticare gli obiettivi alti. Sia Prospettiva Donna che il Centro Personalista sono associazioni laiche e cristianamente ispirate. Non potrebbero contentarsi di fare cultura senza spendersi sui valori, ma non potrebbero neppure fare della fede una bandiera e una barriera. L'ispirazione cristiana non viene occultata quando c'è, non viene imposta quando non c'è. Era una preoccupazione tipica della cultura di ieri quella di liberarsi di Dio considerato onnipresente e invadente. Oggi possiamo dire, senza timore di essere retro, che i tentativi di scardinare Dio dal cuore della donna e dell'uomo non hanno sortito l'effetto desiderato e spesso hanno suscitato una più forte nostalgia. Coniugare cultura e fede e continuare a sentire il dovere di porre domande a Dio in maniera sempre nuova, perché nel dialogo creatura-creatore Dio non diventi un idolo né maschilista né femminista. È sullo sfondo della reciprocità che ogni domanda su Dio è analogicamente una domanda sulla donna e sull'uomo, come ogni domanda sulla donna e sull'uomo è analogicamente una domanda su Dio. A tutt'oggi Prospettiva Donna non ha vita facile, sempre a rischio di scontrarsi con l'indifferenza degli intellettuali patentati, progressisti, con il rifiuto pregiudiziale e la diffidenza dei cattolici nostalgici, insofferenti del cambiamento, con l'ostilità ironica del femminismo più accreditato. Tutto ciò non ha frenato il cammino della rivista in questi anni, consapevoli che le rivoluzioni che incidono richiedono processi lunghi, incontrano ostacoli e battute d'arresto, ma garantiscono risultati più duraturi. Si vorrebbe essere portatori di una carica innovativa che spinge in avanti, ma senza rotture laceranti, senza quei balzi violenti i cui frutti tante volte finiscono col produrre stagnazione e riflusso. Senza enfasi, senza trionfalismi, ma anche senza timidezze, possiamo dire che Prospettiva Donna è stata una voce autorevole nell'approfondire le relazioni tra i generi, offrendo la possibilità a tante giovani studiose, ricercatrici, ricercatori, che non sempre trovano accoglienza nei programmi ingessati dei gruppi più forti, di unire le loro firme a quelle più prestigiose del personalismo contemporaneo, a partire da Hugo. Prospettiva Donna non ha voluto battezzare ad ogni costo questo nostro tempo, ma ripulirlo il più possibile dagli idoli per far emergere la bellezza creaturale. Tutto ciò è stato frutto del Concilio? Sì, ma non solo. Il Concilio, si sa, non doveva ripensare la questione femminile, ma la struttura della Chiesa e i suoi rapporti con il mondo, per vederli non il nemico da combattere, ma i segni del Verbo. C'era quindi questo desiderio di apertura e Giovanni XXIII affermava di dissentire appunto dai profeti di sventura arroccati in difesa. Se si guarda alla sola presenza delle donne al Concilio, sappiamo che essa è apparsa invisibile e perdente. Si racconta che il cardinale belga Huygens, di fronte all'assemblea, si sia chiesto: ma dov'è qui l'altra metà del genere umano? In realtà le donne c'erano, per volontà di Paolo VI, ma strettamente come uditrici nelle sessioni plenarie tra gli altri laici, e nelle pause tra una discussione e l'altra si recavano in un bar riservato a loro. Nel testimonianza il libro di Adriana Valerio, Madri del Concilio. Il risultato non è migliore se si guarda i rari riferimenti espliciti alle donne nei testi conciliari. E cito, chi vuole poi solo vedere quali sono i riferimenti. Si può ciò concludere che le donne siano state influenti? Non credo. Specie se si ragiona con la storiografia contemporanea, che fa un lavoro di disseppellimento dall'oblio, recuperando i luoghi paralleli a quelli dell'ufficialità.
al di là dell'impatto simbolico, anche la sola presenza di persone dentro e fuori la stanza dei Bottoni porta un contributo specifico che non risulta nei documenti. Vi è un apporto segreto, una storia dentro la storia, in cui la prassi supera la teoria, una partecipazione latente non registrata nei momenti pubblici, più tipicamente istituzionali, che va studiata attraverso prove indiziarie. Sentimenti, pensieri, impressioni passano di bocca in bocca, rimbalzano nei circoli e lasciano intuire scenari complessi in cui i soggetti apparentemente secondari svolgono di fatto ruoli incisivi. Vale sempre ciò che diceva Dumas padre, cherchez la femme. In ogni caso la Chiesa conciliare non è più quella di prima, più legata alla scrittura, soprattutto più popolo di Dio, popolo sacerdotale, e le donne acquisiscono questa consapevolezza e soprattutto godono di frequentare le porte aperte ormai delle facoltà teologiche, le frequentano con entusiasmo e contribuiscono a modificare le discipline, soprattutto quando insegnano, vero l'esegesi biblica per esempio, valorizzando i personaggi femminili. Un'ulteriore domanda è quella, c'erano un concilio eccetera, quest'altra è, le donne hanno solo beneficiato dei mutamenti del concilio oppure li hanno anche sollecitati e provocati? Il concilio non sarebbe stato indetto se i fermenti di rinnovamento non fossero stati già all'opera nel tessuto di base. Lasciatemi citare almeno due donne, colonne portanti del popolo di Dio, che hanno iniziato la loro avventura in un'epoca pre-conciliare. Madre Teresa di Calcutta, che racconta di aver ricevuto la chiamata nel 1946 e il riconoscimento vaticano nel 1948, Chiara Dulvich, che data l'inizio della sua opera di Maria nel 1943. Entrambe hanno incontrato notevoli difficoltà a portare avanti la loro opera in un clima non del tutto accogliente nei confronti dei laici e delle donne in particolare, ma lo hanno fatto in piena dignità, mantenendo dritta la barra del loro carisma e senza rompere l'unità ecclesiale. Lasciatemi qui ricollegarmi a Munier, tanto citato stamane. Lui ha scritto in una frase che passa spesso in silenzio, diciamo: ogni volta che la Chiesa barcolla sulle sue colonne, noi vediamo spuntare una donna per sorreggerla quando è al limite del precipizio. È bellissimo, non lo so se è giusto, ma vedete voi. Bene, bisogna riconoscere che a tutt'oggi il rapporto donna e Chiesa è un argomento scottante per le tante implicazioni di carattere dottrinale, magistrale, ecumenico, eccetera. Come si può vedere dall'analisi di Matteo, la fuga degli quarantenni, abbondantemente citato e commentato dal padre Salvini nell'ultimo numero della Civiltà Cattolica. C'è il problema della rottura della tradizionale alleanza tra Chiesa e donne, quella che ha riempito le parrocchie, che ha fatto sì che le mamme si fidassero e portassero sempre i figli, diciamo, rottura forse un po' forte, ma insomma un'inclinatura sicuramente. Ecco, in quante parrocchie possiamo ancora contare sulle aiutanti catechiste, signorine, suore che si dedicano generosamente al servizio? E in ogni caso, se queste parrocchie vivono è perché i genitori investono in fiducia, il loro capitale di fiducia sui figli, e perché il loro tessuto principale è soprattutto femminile. Non è facile gestire questa tematica, che crea ancora tanto imbarazzo per le posizioni contrastanti anche all'interno del collegio cardinalizio e tra i vescovi. Troppo spesso si preferisce non affrontare l'argomento in maniera frontale, glissare, procedere a singhiozzo, alternando silenzio imbarazzato, frecciate critiche, arroccamenti, eccetera. Eppure il futuro della Chiesa è legato a questa questione. Bisogna prenderne atto. Ancora cito padre Salvini. Affrontare adeguatamente questo problema significa anche progettare, con l'aiuto dello Spirito Santo, il futuro di tutta la Chiesa. Prospettiva Donna fa la sua parte, risvegliando ad una cittadinanza in cui la Chiesa non sia solo luogo di affidamento, delega della bussola esistenziale di ciascuno, non sia solo madre, ma anche figlia. Quante volte Volcker, presidente, come sappiamo,
dello stalinista, ci ha ricordato che le istituzioni sono fragili e necessitano del supporto fiduciario degli appartenenti. Questo supporto talvolta non viene a mancare tanto nella pratica, ma in quella che io chiamo nella migrazione interiore, nel distacco interiore. Bene, un credente, uomo o donna, non può sentirsi solo pecora, ma anche con Gesù pastore, nel senso di responsabile di ogni anima che gli passa accanto e che Dio ama. Occorre prendere in carico il buon essere delle persone, e quello che sta facendo Prospettiva alla Persona, nel suo piccolo Prospettiva alla Persona. Grazie. Bene.